Premesso che domenica abbiamo da incontrare il San Donato, al quale non si guarda in bocca. A Cavaldonato non si guarda in bocca. Oddio, quando mi riprende così, quando fa l'avvocato, ecco. Ora smetti di fare l'avvocato, no, o fai il giornalista, no, sportivo? Faccio il tifoso dell'Arezzo. Vai. Faccio il tifoso dell'Arezzo. Ora Leo è da interpretare questo 3-3 che abbiamo ottenuto a Città di Castello. C'è chi vede il bicchiere mezzo pieno, chi vede il bicchiere mezzo vuoto. Io cerco sempre, Leo, noi cerchiamo sempre di fare un'analisi abbastanza corretta e razionale. L'Arezzo sicuramente ha dimostrato anche dei miglioramenti, perché è riuscita anche sul piano del gioco a essere una squadra più propositiva, ha cambiato modulo con l'inserimento in mezzo al campo anche del giovane Marras, che a me è piaciuto molto. Però chiaramente abbiamo sempre lamentato le solite pecche difensive, ma non solo della linea difensiva, diciamo, dei terzini, ma proprio della zona difensiva della squadra Amaranta. La squadra Amaranta non difende bene. Leo, abbiamo preso una rete al primo tiro in porta del Città di Castello, del Tiferno, diciamo, Tiferno Lecchi, un bellissimo tiro. Poi abbiamo pareggiato, abbiamo subito un'altra rete da tiro da fuori area, dove il portiere, secondo me Colombo, poteva fare qualcosa di meglio. Siamo riusciti ancora una volta a pareggiare, sempre su iniziative e su, diciamo, assist di Strambelli. Poi è stato dato un rigore abbastanza dubbio, ci poteva stare comunque a Città di Castello, e poi rigore anche l'Arezzo, e anche in questo caso abbastanza dubbio, ma però la squadra Amaranta aveva lamentato un rigore sul 2-2 su Foggia abbastanza evidente. Cosa c'è da dire? La classifica si è smossa, abbiamo però 5 punti di distanza dal San Donato, secondo me i problemi non sono risolti, spero di vedere male, di essere un po' pessimista, ma chiaramente io vedo la squadra Amaranta in grossa difficoltà dal punto di vista difensivo se giochiamo in questo modo. Domenica abbiamo il San Donato Tavarnelli, che è vero che ha subito gli stessi gol della squadra Amaranta, 13, però ne ha fatti ne ho 28, mentre l'Arezzo ne ha fatti 18. Se guardiamo... Di 28 ce n'è uno. Di 28 ce n'è uno, speriamo che non arrivi una 31, però a parte questo, se guardiamo anche le segnature delle varie squadre della Serie D, l'Arezzo ha una delle difese, diciamo, peggiori, solo 4-5 squadre hanno la difesa peggiore di Arezzo e ha segnato 18 reti. Cosa vuol dire? Vuol dire che va bene, ti puoi anche sbilanciare come il San Donato, che ha realizzato 28 reti, ma se poi alla fine la differenza fra reti segnate e subiti non è così evidente, sarebbe opportuno coprirsi un po' di più. Amaranto, la trasmissione, Amaranto, la trasmissione che ti consiglia, se devi scegliere tra bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto, ti consiglia la bottiglia, ce n'è sempre di più.